Giulio Iacchetti, buongiorno. Siamo qui per festeggiare il centenario dell'Alessio. Come già sa, abbiamo pensato di festeggiare questo centenario individuando 12 cosiddetti valori che caratterizzano la pratica complessiva dell'Alessio. Nel caso suo, il valore che le abbiamo chiesto di testimoniare è il Research Lab, e cioè il laboratorio di ricerca nel campo del design o delle arti applicate. E i due oggetti che lo testimoniano sono proprio due caffettiere, una versione speciale della caffettiera di Sapper ed una con manico lungo della caffettiera di Aldo Rossi. Ma io comincerei a chiederle, ma lei cosa ne pensa di questa storia del laboratorio di ricerca? Cos'è la ricerca, secondo lei, nel caso nostro? Beh, innanzitutto siamo nel luogo della gestazione dei progetti, che è l'officina. In questo contesto di macchine, utensili, macchine anche che realizzano i primi prototipi. E questo è un aspetto fondamentale, no? Il valore della ricerca parte anche da trasferire un pensiero in un'azione, in qualcosa di concreto, qualcosa che precipita in una forma tridimensionale. Questo per me è la magia del nostro lavoro, la magia del progettista, di chi fa design, ma soprattutto delle officine, delle industrie che hanno questo passaggio fondamentale. E essere nel luogo dove le cose veramente accadono e si fanno. Quindi per me la ricerca è sperimentazione, ma una sperimentazione materiale, che è fatta di passaggi, di errori. Beh, noi di prototipi ne abbiamo fatte migliaia di migliaia, perché gli autori, i progettisti che vengono qui a volte si presentano con degli schizzi, a volte con dei disegni molto precisi, a volte addirittura con dei prototipi. Credo che la ricerca sia il discriminante tra le aziende pigre e le aziende invece che sono inquiete, che non sono contente di quello che sono, di quello che hanno. Ecco, un'azienda come l'Alessi io la reputo un'azienda inquieta, non è mai convinta, non è mai giunta al risultato che vorrebbe, e da qui l'anelito a spingersi in territori non conosciuti. Dice bene lei che l'Alessi è piena di prototipi, di esperimenti a volte che non sono andati avanti, ma è proprio questa la ricchezza. Ma noi come laboratorio di ricerca nel campo delle arti applicate, praticamente è vero che un po' ci mettiamo del nostro, ma molto spesso siamo stimolati da voi, per non dire provocati da voi, su quel fronte lì della ricerca. Ma non è un caso, perché non è un caso che tutti i progettisti prima o poi arrivano qui, e anche nel mio caso è stato anche un motivo di grande soddisfazione, perché l'Alessi non pone una barriera d'ingresso ideologica. Adesso, per esempio, ho tra le mani questo oggetto di Aldo Rossi, che io ho visto solo in un'illustrazione, in un suo disegno, con questo riferimento archetipico alla caffettiera napoletana. Ecco, questa ricerca qua di Aldo Rossi, architetto, che realizza in scala una piccola architettura, con questo giochi di rimando appunto delle scale degli edifici. Queste cose qua si sono compiute in Alessi secondo questi due canali. Un canale prettamente formale, estetico, che ha fatto scuola, e poi c'è un canale invece più funzionale, ingegneristico, tecnico, e credo che Sapper rappresenta in pieno questa dimensione del lavoro di ricerca. Ma sullo stato del design che cosa mi dice oggi? Rimane un ruolo specifico per le fabbriche del design italiano, e quale? Ma io ritengo che il ruolo delle fabbriche storiche del design italiano è quel ruolo intensivo di ricerca sublime che ha posto in essere dei parametri precisi di valore estetico del prodotto industriale. Grazie a questa ricerca così verticale, così alta, si è ottenuto lo scopo di estendere i valori estetici anche a produzioni merceologiche di tanti anni luce da questi mondi, diciamo, prestigiosi, se vogliamo anche borghesi. Quindi io credo che il ruolo di aziende come l'Alessi, come altre come l'Alessi, è quello di essere avanguardie. Quindi che sia un tombino, come è stata una caffettiera, una posata, e magari un domani, o come già succede oggi, un gioco elettronico, un'interfaccia digitale, tutte queste cose necessitano di uno sguardo nuovo e uno sguardo estetico importante. Cioè, siete condannati a fare bene. Siamo condannati.